Iniziare come fotoreporter, operatore e direttore della fotografia per testate giornalistiche Irpine e Campane, per approdare alla regia cinematografica, questo, in estrema sintesi, è il percorso del giovane Vittorio Alvino, che imbraccia una telecamera sin dall'adolescenza e che, da qualche tempo, sta dando corpo al suo desiderio di usare le immagini per raccontare storie e la bellezza della natura. Tra le stelle della sera. Tra le luci di città. Dopo essersi fatto le ossa a suon di reportage e servizi TV, infatti, Vittorio Alvino ha ideato, sceneggiato e diretto, insieme a Stefano Sirianni, il cortometraggio Genera Legami di Sangue, in concorso al 40° Giffoni Film Festival, dove ha mancato per un soffio la classificazione, ottenendo comunque l'attenzione degli addetti ai lavori presenti in giuria e del pubblico della celeberrima kermesse di cinematografia per ragazzi. Tra le luci di città. Non mi importa che senti. Oltre alla trama intricata e con un finale a sorpresa, una delle caratteristiche di questo corto sta nel fatto di essere irpino al 100%, a partire dalle location collocate ad Avellino e a Venticano, per finire con il cast formato dagli attori Giuseppe Relmi, Carmine Iannone e Chiara Mazza. Siamo a piedi della Torre dell'Orologio di Avellino, un luogo che tutti gli avellinesi conoscono benissimo e che è stato anche il set di un cortometraggio. Il titolo è Genera Legami di Sangue ed è stato ideato, sceneggiato da Vittorio Alvino insieme con Stefano Sirianni, e quindi siamo qui per parlare di questo lavoro che ha già avuto una lusinghiera apparizione al 40° Giffoni Film Festival. Vittorio, com'è nata l'idea di questo film? Cosa succede in questo luogo, appunto nel film dove si collocano anche i due protagonisti a un certo punto della storia, e perché il Giffoni Film Festival come luogo del debutto di questa pellicola? L'idea di Genera è nata un po' per caso. Insieme a Stefano ci mettemmo a scrivere appunto una sceneggiatura, perché comunque l'idea di base era quella di scrivere un cortometraggio che rappresentasse un po' la nostra idea di vivere, un po' la nostra voglia di fare. Genera è nato un po' seguendo un certo qual modo di ragionare come stile di, appunto, di vita, di produrre, di fare il nostro primo debutto, se così possiamo dire, cinematografico. Siamo qui perché, come tu ben dicevi, è una delle location in cui è stata girata una delle scene di Genera, perché l'idea del film. Noi abbiamo voluto dare un'impronta fortemente di Avellino, siamo tutte e due ragazzi irpini, siamo tutte e due giovani e con voglia di fare, ci siamo un po' buttati in questa avventura. Avellino perché ci rappresenta, è la nostra città, noi pensiamo di fare, ed io in primis sono, come tu ben sai, forte promotore di questa cosa, di voler fare nella propria città. Io amo Avellino. Il Giffoni ci ha dato una forte spinta,
Noi siamo partiti con l'idea di scrivere la sceneggiatura già mirando al concorso, che poi essendo uno dei più ambiti festival cinematografici, in particolare per ragazzi, abbiamo voluto dare proprio l'input di una comunicazione rivolta ai giovani. Anche lo stile, la concettualità del girato, del messaggio che noi abbiamo voluto dare, è tutto molto veloce, molto pratico. Il fatto appunto di approcciare ad un target giovane, quale quello di oggi, che è molto veloce, molto fruibile alla tecnologia che ci invade in un certo senso, quindi molto diretto. Cosa succede qui nel film? I due protagonisti cosa si raccontano? Qui è la scena in cui Nadia e Manuel, interpretati rispettivamente da Chiara Mazza e Carmine Iannone, si raccontano un po' l'inizio del film, in cui loro si raccontano dell'inizio proprio su cui si basa tutta poi la sceneggiatura, il momento clou, il momento in cui lei farà una dichiarazione a lui e lui per vie traverse, per soddisfare i suoi bisogni, lui follemente innamorato e accecato da quest'amore, alla fine accetterà una proposta alquanto pericolosa e scabrosa da parte sua. Noi siamo proprio qua, se no raccontiamo troppo di questo film, ma continuiamo a fare un giro sui luoghi che avete scelto per la location del film e continuiamo a raccontare di questo film e delle altre cose che farai. Certamente. Il desiderio di raccontare questa storia è stato talmente forte da superare anche le inevitabili difficoltà legate alla carenza di fondi. Il film, infatti, è stato totalmente autoprodotto. L'obiettivo di partecipare al Giffoni Film Festival era tuttavia troppo invitante per indurre i due giovani registi e il loro cast a farsi scoraggiare. Questo video, questo filmato, questo cortometraggio è autoprodotto. È stata una scelta vostra, come mai? È stata una nostra scelta perché abbiamo voluto dare proprio la nostra impronta senza magari farci appoggiare in pieno da
da comunque qualche offerta di sponsor che c'è stata. Abbiamo dato voce a tutte le nostre potenzialità e al massimo che abbiamo potuto tirar fuori con le nostre capacità. Per quello che riguarda le riprese, le tecniche che avete usato, come vi siete sperimentati, visto che appunto avete fatto questa scelta di libertà creativa? La mia esperienza televisiva mi ha aiutato in questo appunto. Abbiamo girato tutto con telecamere digitali di ultima generazione ed è stata un po' la nostra forza. Poi lo stile cinematografico, come ovviamente lo stile di ognuno, è un po' abbastanza personale. Abbiamo voluto proprio sperimentare una nuova tecnica di ripresa basata molto sul movimento, non sullo statico, avendo un po' sconvolto le tecniche cinematografiche classiche. E ora andiamo verso un altro luogo di un'altra scena. Diego, devo parlarti. Tra 3 ore al solito posto. È inutile per telefono. A dopo. Siamo nel parco del Teatro Gesualdo ed è la sede, diciamo, della scena madre, della scena che conclude il cortometraggio Genera. Io sono nel posto dell'attore del cattivo e lui, Vittorio, nel posto del buono. Anche se non sembra. Parliamo un attimo degli attori. Cast Irpino al 100%, come avete scelti e perché? Abbiamo, anche se avevamo delle idee abbastanza precise sul cast che poi sul cast principale, abbiamo fatto delle selezioni. Alla fine, con piacere, abbiamo scelto 3 attori professionisti, tutti dell'Interland, ovvero Chiara Mazza, Carmine Iannone e Giuseppe Relmi, che hanno prestato egregiamente la loro interpretazione, anche se provenienti dal teatro, si sono spinti con noi in questa prima avventura cinematografica. E per quello che riguarda la colonna sonora, è di Amon-Ra e Giuseppe Relmi. Sì, la colonna sonora è degli Amon-Ra, il compositore è lo stesso Giuseppe Relmi, appunto citato come attore prima, è del tutto originale. Noi abbiamo cercato di creare un prodotto originale al 100% e come non mettere un'ottima colonna sonora che è stata da ottimo riquadro, insomma, ha fatto da ottimo riquadro al film stesso. L'altro grande amore di Vittorio Alvino, che infatti da sempre si dedica a rappresentarla nei suoi scatti e nelle sue riprese. Nel suo futuro prossimo, infatti, c'è il progetto Season Prelude, che ha come tema la riscoperta del fascino e delle atmosfere delle stagioni.
La natura è l'altro grande amore di Vittorio, che non a caso si sta applicando ad un progetto che è tuttora in corso e che fa parte dei suoi programmi futuri, che si chiama Season Prelude. La natura vista in particolare in un momento ben definito, che è quello della mezza stagione, quindi si celebra in qualche modo l'inizio di un ciclo nuovo della natura. Un ciclo nuovo della natura, appunto quello delle mezze stagioni, che va pian piano, ahinoi, sta andando scomparendo visto i cambiamenti climatici che ci stanno sconvolgendo. Il fatto appunto di amare, il fatto di amare la natura a tal punto da rigenerarmi, perché ti confesso che io qua ci vengo spesso a rigenerarmi proprio mentalmente oltre che fisicamente, è proprio appunto l'amore che spinge questo progetto a recuperare la mezza stagione, a riscoprirla attraverso immagini e musiche più d'atmosfera, quindi un'altra sperimentazione nuova. E tra i programmi futuri mi pare che c'è anche una direzione artistica, una commissione importante. Vuoi darci qualche anticipazione? Sì, c'è una direzione artistica. Quest'anno sarà celebrata la beatificazione di Giuseppe Toniolo il 29 aprile a San Paolo Fuori le Mura, indetta da Benedetto XVI, e sto curando un po' la direzione artistica di tutta la mostra che lo vedrà protagonista a Roma proprio il 29 aprile. È un progetto ambizioso, io sono onorato di farne parte, di poter curare proprio tutto l'aspetto artistico, e mi fa piacere molto aver preso parte a questa cosa, che è una grossa soddisfazione per me arrivare a un certo livello, insomma.